ci sono semplici archivi e ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Sostieni la Fondazione Craxi. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro incontro sul 1921, le ragioni dei riformisti. Naturalmente è un incontro che si colloca all'interno delle tante iniziative che si sono svolte sul centenario del partito, della fondazione del Partito Comunista Italiano, quindi della scissione di Livorno, per portare avanti, per diciamo far fare un passo ulteriore in avanti alla riflessione su questo evento. Il titolo dell'evento di questa sera è appunto 1921, le ragioni dei riformisti, quindi con un accento particolare su quelli che sono rimasti dall'altra parte rispetto alla scissione del 1921 e quindi all'interno della galassia socialista, delle controparti, degli avversari rispetto ai comunisti. Però questa è soltanto, diciamo, una proposta di taglio. In realtà la scissione del 1921, la nascita del Partito Comunista, il rapporto fra Partito Comunista e Socialismo, ma anche più ampiamente il rapporto fra Partito Comunista e la storia politica italiana, la storia d'Italia più in generale, è ovviamente un tema gigantesco, è un modo di osservare l'intera storia italiana del XX secolo, sia pure da un punto di osservazione particolare, e peraltro non soltanto della storia italiana, ma di come la storia italiana si è incastrata, incrociata con una dimensione internazionale molto più ampia, che è stata notoriamente la dimensione del fenomeno comunista, che è stato un fenomeno, dico una banalità, epocale e globale. Quindi l'evento di questa sera, diciamo, ha un punto di vista specifico sul punto di vista dei riformisti, ma si colloca all'interno di una riflessione più generale. E non per caso abbiamo chiamato, poi mano a mano appunto li presenterò, abbiamo chiamato a ragionare con noi questa sera degli illustri studiosi di storia del socialismo italiano, ma anche di storia del popolarismo e della tradizione cattolica, anche di storia del comunismo nazionale e ancora di più internazionale, e anche persone che si sono concentrate su vari passaggi, specificamente su vari passaggi di questa storia, quindi appunto il 1921, il primo dopoguerra, l'avvento del fascismo, ma anche poi il secondo dopoguerra, e quindi che hanno seguito questa vicenda attraverso la seconda metà del XX secolo fino alla sua conclusione, ragionando di partito comunista naturalmente, quindi il 1989 e la fine del comunismo internazionale e poi anche nazionale. E quindi diciamo l'idea è quella di osservare questi eventi, osservare questa trasformazione da molteplici punti di vista. Questo appunto per dare un inquadramento complessivo all'evento di questo pomeriggio. Erano previsti i saluti della presidente della Fondazione Craxi, Margherita Boniver, che però si scusa perché è indisposta, e quindi prima di dare la parola ai nostri illustri relatori do la parola per un saluto a Nicola Carnovale, che è direttore generale della Fondazione. Nicola, prego. Grazie professore, semplicemente per ringraziare tutti quanti, insomma, gli accademici che hanno inteso accogliere questo nostro invito, alcuni dei quali rappresentano e presiedono illustri fondazioni, istituzioni culturali di questo paese. Penso a Nicola Antonetti con lo Sturzo e a Silvio Pons, il presidente della fondazione Gramsci Ollus. Abbiamo inteso fare un momento di riflessione largo, plurale,
nel centenario della nascita di Livorno e della nascita del Partito Comunista d'Italia, poi il Partito Comunista Italiano, quindi sembrava doveroso da parte della Fondazione Craxi promuovere un momento di studio e di riflessione storica con un'impronta fortemente scientifica su uno degli eventi che noi più significativi della storia del Novecento italiano e della storia della sinistra, di cui il movimento socialista, la cultura riformista fu parte integrante e fondante, seppur per larghi tratti minoritaria. La scissione di Livorno del 21 ha creato nella sinistra italiana, come ben sappiamo, una frattura che non è stata più possibile risanare, lo diceva poc'anzi Giovanni, fino alla scomparsa della scena politica dei due partiti che si divisero. Come sappiamo, il Partito Comunista d'Italia si staccò dal PSI, seguendo quelle che erano le indicazioni dell'Internazionale Comunista e contrapponendosi al socialismo riformista, e accusato esplicitamente di essere di tradimento. Il vero trionfatore comunque di quel congresso, ricordiamoci, fu un intervento significativo di Filippo Turati, il quale, pur dovendo prendere la parola come minoranza in un congresso in un ambiente assai ostile, fece un intervento di grande lungimiranza e di grande intuizione politica. La storia, come sappiamo, ha profondamente ragione a Turati e ai suoi successori. Tra l'altro Turati una scoperta a larghi tratti minoritaria anche all'interno della storia dello stesso PSI, fu riscoperto semplicemente e solamente con l'avvento del nuovo corso da parte di Craxi negli anni Ottanta, e comunque un'indicazione, quella del 21 da parte di Turati, che fu anche rivalutata da uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano come Umberto Terracini, che disse che Turati aveva ragione. Ecco, è una riflessione che parte da qui, quella che abbiamo voluto proporre, quella che vuole interrogarsi sulle ragioni di una scelta che si è rivelata minoritaria, ma una scelta che il tempo, i decenni, la dissoluzione dell'URSS, la fine dell'89, ha rivelato essere una scelta giusta per mille e altre ragioni. Quindi, riflettendo laicamente sulla stagione, oggi abbiamo promosso questo incontro. Io, ripeto, ringrazio da parte della Fondazione tutti quanti coloro che hanno deciso di accogliere questo invito e quanti ci seguiranno tramite i diversi canali. Grazie. Benissimo. Allora, qualche battuta soltanto di natura organizzativa. Seguiamo l'ordine della locandina, che è un ordine alfabetico, naturalmente sempre quello più semplice, anche se insomma, come dicevamo prima che cominciasse l'evento, i più sfortunati in termini alfabetici poi ne pagano sempre il prezzo, anche io ne so qualcosa per parte mia, e quindi io comincerei subito e diciamo facciamo un primo giro di interventi, pregando tutti i relatori di restare dentro i 10 minuti, così appunto abbiamo poi tempo di fare anche un secondo giro e aggiungere qualche dettaglio, qualche sfumatura che arricchiscano il quadro. Quindi senza ulteriore ritardo, senza ulteriore indugio, do la parola a Nicola Antonetti. Nicola Antonetti è professore emerito di storia della dottrina politica all'Università di Parma, ma come diceva prima Nicola Carnovale è anche presidente dell'Istituto Sturzo ed è peraltro insomma uno studioso come si può dire consolidato, prestigioso del popolarismo e della tradizione politica cattolica proprio appunto negli anni della scissione di Livorno. Professore Antonetti, prego. Grazie Giovanni, grazie. Io ovviamente cercherò di limitarmi ai tempi che mi sono stati attribuiti, per questo dovrò dare solamente qualche spunto che spero sia utile per la conversazione, per le riflessioni di oggi. E incomincio dal congresso di Livorno. A Livorno, nel congresso socialista, si certificò, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la irreversibile divaricazione tra la strategia rivoluzionaria del massimalismo socialista e comunista e ogni prospettiva riformistica del Partito Popolare di Sturzo. Si trattava di una divaricazione che di lì a breve era destinata a diventare una delle cause, non l'unica, della crisi del sistema parlamentare di quel dopoguerra. In realtà non ci furono sorprese da parte dell'opinione pubblica cattolica e popolare di fronte ai lavori, né per il predominio annunciato
del gruppo dei massimalisti guidati da Giacinto Menotti Serrati, che aveva ottenuto il voto del congresso del Partito Socialista sui 21 punti richiesti da Lenin per l'adesione alla Terza Internazionale, né per la fuoriuscita della frazione comunista di Bordiga, di Terracini, di Gramsci e dell'altro, anche se nel congresso c'era stata un'attenzione verso il popolarismo e verso i cattolici, soprattutto nell'intervento di Umberto Terracini. Insomma, per i cattolici, per la pubblicistica cattolica, a Livorno si era sciolta un'ambiguità che andava avanti da molto tempo. Infatti, all'unisono, la Civiltà Cattolica e il Popolo Nuovo, che era l'organo ufficiale del Partito Popolare, commentarono gli esiti di quel congresso in modo icastico: tanto tuonò che piovve. Diversamente, e questo è il punto, fu il segretario del Partito Popolare, Luigi Sturzo, ad argomentare in più sedi che il partito, il suo partito, aveva perso, ed era per lui motivo di angoscia, di perplessità, quello essenziale sponda riformista della sinistra parlamentare, nel gioco parlamentare. Quella sponda riformista con la quale, e in particolare con Filippo Turati, aveva vinto la difficile battaglia per l'introduzione della proporzionale nel nostro paese. Ora, nella storiografia, sappiamo tutti, è stata ripercorsa in più modi la connessione tra la spaccatura che divideva politiche e programmi del Partito Socialista e del Partito Popolare e la crisi parlamentare che finì per agevolare in rapide tappe l'avvento del fascismo. A me pare utile rilevare in queste nostre riflessioni, in modo del tutto schematico, che il complesso fenomeno della crisi parlamentare del 1900, del dopoguerra, quindi dall'Aventino fino al successo di Mussolini, si possa far risalire, oltre le evidenti e formidabili cause sociali, alle diverse e opposte considerazioni che ebbe in Italia con la fine del conflitto mondiale la questione che si era posta in tutta Europa sulla possibilità o sulla possibile e per i partiti di massa essenziale transizione dal costituzionalismo liberale che celebrava il primato soggettivo dello Stato, l'Herrschaft e del suo ristretto ceto dirigente sulla società, dal costituzionalismo liberale, dicevo, e le nuove e possibili forme di costituzionalismo democratico. Questo avveniva in tutta Europa e avvenne anche in Italia. Ora, proprio su queste possibili e anche inedite forme di democrazia costituzionale si generò il risolto conflitto tra il popolarismo, la cultura sturziana, e il Partito Socialista, e soprattutto ovviamente l'area massimalista. Sturzo, dall'inizio del Novecento, aveva assunto sul tema del costituzionalismo democratico una posizione che replicò addirittura nell'ottobre del 18 in un discorso a Milano. Per lui la questione fondamentale del dopoguerra era quella della riforma dello Stato. Una riforma per creare un sistema democratico organizzato da una pluralità di partiti. Diversamente, anzi in modo opposto, si era posto il Partito Socialista. Proprio nel settembre del 1918, nel suo quindicesimo congresso, il riferimento essenziale, politico essenziale, della maggioranza massimalista per la transizione democratica fu quello offerto dalla Costituzione sovietica del luglio precedente, del luglio del 18, dove l'instaurazione dei soviet, del congresso dei soviet, dei lavoratori, doveva essere, almeno nelle intenzioni di Lenin, la prima fase della lotta anticapitalistica del proletariato. E ancora nel 1919, Antonio Gramsci, sull'Ordine Nuovo, nel disegnare il nuovo modello costituzionale democratico, riprendeva l'esperienza tedesca, ma non riprendeva
l'esperienza appena iniziata di Weimar riprendeva piuttosto la breve esperienza che si stava consumando nella Baviera, l'esperienza del Consiglio dei Rate, quella di Kurt Eisner, che è un'esperienza che eliminava del tutto il modello parlamentare e il modello della rappresentanza tipico del vecchio costituzionalismo. Infatti Gramsci fissò in un articolo nel 1919 l'obiettivo socialista nella creazione di un nuovo tipo di Stato. Un nuovo tipo di Stato che poteva nascere solo abbattendo e sostituendo, cito da Gramsci, lo Stato democratico e parlamentare. E non a caso, proprio nel citato congresso del Partito Socialista di quell'anno, si era stabilito come obiettivo primario del Partito Socialista la creazione della Repubblica Socialista dei Lavoratori. Ebbene, nonostante questo ed altre divergenze politiche, pure Sturzo fuori dal Parlamento e Turati dentro il Parlamento riuscirono a far approvare il 15 agosto del 1919 la legge proporzionale, il primo unico passo riformistico unitario del Partito Socialista e del Partito Popolare. Era la legge che permise, agevolò, se vogliamo essere più precisi, il Partito Socialista a diventare il primo partito parlamentare italiano e il Partito Popolare, in maniera sorprendente, perché entrava per la prima volta sul proscenio parlamentare, a diventare il secondo partito. E questa graduatoria, si mantenne anche dopo il congresso di Livorno, nelle elezioni del 15 maggio 1921, perché se si sommano i voti dei parlamentari socialisti con i parlamentari del nuovo partito comunista, vediamo che il Partito Socialista nel suo insieme mantiene questo primato parlamentare. Ora, è nota la tesi politologica che di oltre 50 anni fa, io penso a Giuseppe Maranini, a Ferdinand Hermens, una tesi peraltro ripresa in Italia anche da Angelo Panebianco, che addebitò proprio ed esclusivamente all'adozione della proporzionale la crisi irreversibile del modello parlamentare, addirittura post-risorgimentale, che avrebbe condotto direttamente al suicidio, il termine è di Maranini, al suicidio dello Stato liberale e in definitiva all'avvento del fascismo. Io non ritengo, da parte mia, che questa interpretazione monocausale, proporzionale al fascismo, spieghi da solo la crisi del Parlamento italiano del dopoguerra. Varie furono le cause, come sappiamo tutti, tra le quali ci fu la causa delle modalità divergenti nelle quali furono interpretate sul piano del riformismo le potenzialità presenti nella proporzionale. Questa è la mia. Nel Partito Socialista, e anche per i riformisti in questo senso, la proporzionale appariva una tappa preliminare, fondamentale, per l'affermazione del socialismo nelle istituzioni. Diversamente, per Sturzo, per il Partito Popolare, la proporzionale era lo strumento elettorale privilegiato per introdurre le masse nella macchina dello Stato, eliminando l'egemonia del ceto dirigente, del vecchio ceto dirigente. In sostanza, per Sturzo, la proporzionale fissava quelle condizioni che, badiamo, ci abbiamo sempre riflettuto poco, erano segnalate anche nel 18, 19, 20, anche dalla politologia, da Gaetano Mosca, e dalla giuspubblicistica, pensiamo ad Hans Kelsen, per quelle condizioni per attuare nei sistemi parlamentari successive coalizioni. Cioè per la politologia e per la giuspubblicistica alta, la proporzionale era lo strumento del governo di coalizione.
cioè quei governi nei quali si trovavano indirizzi unitari tra partiti che avevano programmi perlomeno omogenei tra loro. Nell'Italia di quel dopoguerra la coalizione non avvenne, nonostante i rapporti densi tra Sturzo e Turati, perché i programmi tra i due partiti non erano omogenei e anzi erano contrastanti tra di loro. E in effetti la proporzionale per Sturzo era solo la premessa del progetto, del suo progetto riformista, che peraltro, questo va annotato, in alcuni casi è un progetto che in alcuni casi Sturzo aveva misurato proprio su alcuni degli indirizzi riformisti che venivano dall'area socialista. Si pensi per esempio all'attenzione di quella che l'ex socialista Gaetano Salvemini aveva definito l'essenziale forma federativa del nuovo Stato democratico, qui c'era il regionalismo di Sturzo, o la riforma del Consiglio Superiore del Lavoro, nelle stesse modalità nelle quali era presentata dal presidente di quell'ente, del Consiglio Superiore, che è un ente importantissimo nel dopoguerra, e che era anche lui un ex socialista. Mi riferisco a Meuccio Ruini. La soluzione degli interessi sociali e territoriali, si può pensare, che aveva chiesto anche la Confederazione Generale del Lavoro. Quindi c'erano delle prospettive comuni. Queste prospettive di lavoro comuni, di arrivare ad indirizzi comuni, non si realizzarono. Furono riformismi senza risultati su modelli che rimasero nell'animo e nella cultura dei principali protagonisti. Anzi, per questi indirizzi generali di Sturzo, Sturzo fu accusato di statalismo, soprattutto dalla destra. E in modo più acuto fu accusato di statalismo da Piero Gobetti e da Antonio Gramsci. Piero Gobetti, siamo nel 22, non siamo molto lontani dal congresso socialista, perché Gobetti, nonostante avesse definito Sturzo il messianico del riformismo, assieme a Gramsci rimproverò lo stesso Sturzo di aver fatto precedere nella sua azione politica l'impegno istituzionale rispetto al più importante impegno di organizzare le forze popolari in grado di dirigere lo Stato. Di fatto la realtà fu quella che noi sappiamo, cioè un non convergente impegno riformistico, un impossibile impegno riformistico. Una cosa per chiudere, una cosa che mi pare che ho trovato proprio, ho fatto trovare in realtà stando qui in esilio a Parma, è stata una lettera di Turati a Gramsci del 20 febbraio del 1924. Di Turati a Sturzo. Sturzo era già uscito non era più segretario del Partito Popolare, era stato definito da Mussolini il nemico del fascismo dopo il congresso di Torino. E Turati in questa lettera, siamo prima ovviamente del delitto Matteotti e poi della secessione dell'Aventino, in questa lettera Turati chiede a Sturzo di dare una mano alla nascita di un comitato di controllo democratico nel Parlamento. Un comitato a cui avevano aderito Amendola, Migliori, Bonomi, Guglielmo Ferrero ed altri. Quello che chiedeva, per questo la cito questa lettera qua, è che dovremmo organizzarci, scrive Turati, evitando il troppo rosso e il troppo nero per accedere alla riforma. Cioè per Turati non sarebbe stato un controllo democratico efficace se ci si fosse mosso a partire da quella opposizione tra il troppo nero sarà il clericalismo, immagino, e il troppo rosso, che sarà ovviamente il comunismo. Questa era una convergenza che Turati chiedeva direttamente a Sturzo, non se ne fece niente perché poi avvenne, come dicevo, il delitto Matteotti e la secessione della Ventina. Fu una convergenza tra il né troppo nero e né troppo rosso, che però fruttò forse
quella portò forse quella grande esperienza che è stata l'esperienza costituzionale democratica del secondo dopoguerra. Io mi fermerei qua. Non so se sono stato nei tempi, Giovanni. In verità non molto, ma va bene. Allora devo fare la mia funzione. Devo fare la maestrina dalla penna rossa. Comunque no, grazie. Grazie, no, chiedo soltanto appunto per cortesia di stare un po' più dentro ai tempi, ma insomma il tema di un esperimento di passaggio costituzionale fondamentale come quello che avviene nel primo dopoguerra, fatto in un momento nel quale il clima spirituale era fortemente sfavorevole a quei processi di convergenza e di moderazione che sono fondamentali a fondare una democrazia pluralistica, insomma mi pare sia stato molto centrato da Nicola Antonetti e sia un po' preliminare a tutti quanti i ragionamenti che potremmo svolgere. Quindi grazie, no, adesso a parte, ovviamente, grazie dei contenuti, soltanto dovevo fare il mio mestiere rispetto grazie a te, grazie a te. Allora, Ugo Finetti, scrittore, giornalista, già direttore di Critica Sociale, io qui leggo, diciamo, quello che c'è scritto sull'invito, ma fondamentalmente, insomma, persona che ha avuto tanti incarichi all'interno del Partito Socialista, ma anche e soprattutto in questa sede, persona che ha tanto scritto sulla storia del socialismo, del comunismo, della sinistra italiana più in generale. Prego. Grazie, anzi dico a Nicola di interrompermi quando vado oltre i 10 minuti. Giovanni è la maestra. Schematicamente direi che è quello che colpisce nel congresso di Livorno è che politicamente dominano le minoranze. Noi abbiamo un congresso dove i massimalisti sono 98.000, i comunisti sono 58.000, i riformisti sono solo 14.000. Però dal centro del congresso è il duello, lo scontro tra riformisti e comunisti. Perché? Perché è uno scontro tra due socialismi realizzati in un certo modo. Mentre i massimalisti, la maggioranza massimalista è una politica sostanzialmente, come diceva Turati, frutto di demagogismo, un po' confusa, un po' velleitaria, le posizioni chiare sono dei riformisti e dei comunisti. Perché sono due socialismi reali? Perché dietro ai comunisti c'è la rivoluzione d'ottobre, c'è l'Unione Sovietica, c'è anche l'occupazione delle fabbriche. Dietro ai riformisti, anche se sono una minoranza, non dico emarginata, ma completamente isolata, c'è che hanno una grande forza nel gruppo parlamentare, hanno una grande forza nel sindacato, nelle amministrazioni locali e nel movimento cooperativo. Ed è quindi intorno a queste due polarità molto concrete di presenza, di diversa e contrastante presenza, che si svolge il congresso di Livorno. Da un lato ci sono i comunisti che dicono che c'è una situazione rivoluzionaria e bisogna fare la rivoluzione, e dall'altro i riformisti conturati che dicono che sostanzialmente bisogna andare al governo. La premessa del discorso di Turati è quella, l'intervento che ha fatto in Parlamento, ne sa ben più di me tanti altri, a cominciare da Maurizio Punzo, e cioè l'intervento che ha fatto in Parlamento nel giugno del 1920, rifare l'Italia. E su questo si accende il congresso, anche perché i comunisti sono furenti nei confronti dei riformisti per l'accordo che aveva fatto Bozzi con Giolitti, che aveva messo fine all'occupazione delle fabbriche. Quali sono le ragioni dei riformisti? Sinteticamente io citerei, perché sono poi sempre ribadite da Turati, i tre punti che poi Turati ricordò anche nella lettera a Nenni in esilio, quando si parlò della riunificazione, e cioè sono: uno, la partecipazione o appoggio a governi democratici; due, le riforme da fare anche prima del miracolo rivoluzionario; e terzo, il giudizio sul fenomeno bolscevico. E su questi sono i tre punti centrali della posizione
riformista. Sul rivoluzionarismo, consentitemi una parentesi molto telegrafica, sul rivoluzionarismo dei comunisti, non parlo di Bordiga, parliamo di Gramsci e di Togliatti, che così è più chiaro, sarei prudente. Su Gramsci e Togliatti grava il biennio nero 1924-1926, quando loro hanno disertato l'unità antifascista. Loro sono usciti dall'Aventino dicendo che volevano fare, che all'Aventino erano dei ritardatari, inconcludenti, loro volevano fare la rivoluzione dei consigli, dei comitati, degli operai. In realtà loro sono usciti dall'Aventino per tornare nel Parlamento fascista, ed è abbastanza agghiacciante il comportamento di Gramsci e di Togliatti di fronte al discorso di Mussolini il 3 gennaio del 1925, che di fronte al silenzio dei parlamentari comunisti nel Parlamento fascista trasecola il Comintern, chiede spiegazioni il 4 gennaio, il 5 gennaio Palmiro Togliatti risponde: ma non è successo sostanzialmente nulla di grave. Sì, noi abbiamo detto poi a Grazia Dei di prendere la parola, gli hanno detto che non poteva prendere la parola, lì probabilmente, dice Togliatti, c'è una certa deficienza della conoscenza dei regolamenti parlamentari, la prenderemo successivamente. Per la verità negli atti parlamentari successivamente non c'è, e soprattutto c'è il giudizio di Togliatti che dice: ma qui la situazione rimane sempre volta a un compromesso. C'è una completa sottovalutazione della gravità del discorso fatto da Mussolini il 3 gennaio del 1925. Cioè i comunisti si tengono fuori, si chiamano fuori dallo scontro tra democrazia liberale e fascismo. Grava il giudizio di Gramsci sul semifascismo di Sturzo, Amendola e Turati. Ma vengo ai comunisti. Comunisti, è importante il discorso di Terracini, cioè è vero che poi successivamente il Partito Comunista non c'entra niente con le dichiarazioni di situazione rivoluzionaria, però il discorso di Terracini è fondamentale per quello che riguarda diciamo le costanti dell'identità comunista italiana, che sono essenzialmente tre. Il discorso di Terracini è basato su questi tre punti, oltre che sul declamare la situazione rivoluzionaria. Uno è il giudizio sulla rivoluzione d'ottobre, su Lenin, sull'Unione Sovietica. Due è la concezione del partito, il partito come arma, cioè il partito che sarà poi sempre un partito senza correnti e con la segretezza degli atti, delle riunioni, degli organismi dirigenti di vertice. E poi terzo, quello che Terracini chiama la lotta contro la socialdemocratizzazione. E questi tre punti sono punti che sono presenti nell'identità comunista, perché anche quando Berlinguer prende la posizione più distante dall'Unione Sovietica, perché poi sia Natta che Occhetto riaccorciano le distanze, cosa dice? Sì, prende la distanza di fronte al colpo di Stato in Polonia, ma per Berlinguer rimane sempre fondamentale il rapporto con l'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica è la prova che si può fare una società non capitalista ed è un contrappeso allo schieramento antiimperialista. Questi sono punti che rimangono fondamentali, così come il centralismo democratico, almeno certamente poi ha varie attenuazioni, però fino a che Berlinguer è vivo, il centralismo democratico, la segretezza degli atti della direzione, anzi addirittura inchieste che fa fare Berlinguer quando c'è una fuga di notizie degli atti della direzione, è un elemento caratteristico. E infine c'è la lotta contro la socialdemocratizzazione, nel senso che questa lotta contro la socialdemocrazia è permanente. Anche Berlinguer farà degli anatemi, non soltanto nei confronti del socialismo italiano, del PSI di Craxi, ma dirà anche le socialdemocrazie serie comunque rimangono all'interno
del capitalismo. E questo è il punto fondamentale ed essenziale, vado a sintetizzare. Cioè anche il Partito Comunista non è mai stato riformista, è stato semmai riformatore. Il Partito Comunista riformista nasce dopo il 1992 nel dibattito. Cos'è la differenza tra riformatore e riformista? Riformatore significa nazionalizzazione e programmazione. Riformista significa accettazione dell'economia di mercato, certo, economia sociale di mercato. E qui concludo molto schematicamente. Sicuramente il Partito Comunista ha dato un grande contributo alla democrazia e alla tutela sociale in Italia. Credo che per me gli aspetti più interessanti del Partito Comunista sono le sue esperienze di governo, cioè tra il 44 e il 47 e tra il 76 e il 79. Esperienze che non a caso poi vennero scomunicate dal Cominform e poi dallo come ha ricostruito molto bene Silvio Ponzo nel suo libro da Brezhnev nell'incontro con Berlinguer. Però io credo che questi siano diciamo il lascito del congresso di Livorno, che è certamente storicamente circoscritto. Il riformismo ha avuto anche nella sua accezione un'evoluzione, il comunismo ha avuto un'evoluzione, però il contrasto rimane di fondo sul fatto di essere anticapitalisti e antiimperialisti. Che ha finito. Microfono Giovanni. Sì. Dicevo, siamo passati qui dal primo dopoguerra ad ampliare lo sguardo, diciamo, prima si citava Pane Bianco rispetto alla tesi maraniniana sull'impatto della proporzionale, qui Pane Bianco si potrebbe citare rispetto al ruolo che sulla storia di un partito ha il suo imprinting originario. Naturalmente Pane Bianco sviluppava questo ragionamento soprattutto sui modelli organizzativi, qui invece il tema è un tema ideologico, cioè quanto l'origine di un partito, appunto il suo imprinting ideologico-politico, poi diventa un elemento identitario nel corso della sua storia, dalla quale poi il partito fatica a liberarsi o magari non riesce a liberarsi per niente, ma immagino che su questo torneremo più volte e torneranno anche gli altri relatori. Paolo Mattera è professore di storia contemporanea a Roma 3, ma anche lui insomma ha dedicato molto tempo, molte energie e molte pagine scritte alla storia del socialismo italiano e non solo, anche qui in contesto internazionale. Quindi Paolo, ti lascio la parola. Grazie Giovanni, grazie. Volevo cogliere l'occasione per proporre una riflessione a questo punto proprio specificatamente sui riformisti, proprio i riformisti dell'immediato dopoguerra, per affrontare una questione che viene spesso trattata in modo da angoli di visuale, a mio giudizio, talvolta sfocati. Partiamo da una domanda. Allora, perché i riformisti non riuscirono ad affermarsi nell'immediato dopoguerra? Quando io ho cominciato il mio lavoro molti anni fa, ormai, ricordo che spesso i libri presentavano un'impostazione di giudizio, quindi c'era molto un'impostazione sulla linea, tra virgolette, giusta, e il rimprovero che veniva mosso ai riformisti di non avere la linea giusta per quegli anni. E con mia grande meraviglia ho visto un tempo fa un documentario andato anche in televisione, sulla Rai, con un certo richiamo, in cui esponenti politici di vario orientamento venivano indotti dall'intervistatore a giudicare, a dire cosa avrebbero fatto nel 2021 e a dire secondo loro chi aveva torto e chi aveva ragione. Vabbè, secondo me, insomma, a questo punto è del tutto inappropriato approcciare la questione in questi termini, e quindi forse vale la pena cercare di capire qual era l'intreccio di fattori strutturali e fattori soggettivi che portò alle difficoltà dei riformisti in quel torno. Partiamo da un dato, che i riformisti, e non parlo soltanto di Turati ovviamente, perché c'è poi Anna Kulisch, ma ci sono tutti gli altri, senza adesso mi metto ad elencarli, con i vari orientamenti, da Treves, Modigliani, Matteotti, che in quegli anni è particolarmente attivo.
Allora, i riformisti avevano in realtà dei punti di forza anche notevoli e importanti, che possiamo sintetizzare in due aspetti. Allora, il primo punto di forza è in una chiarezza dell'analisi e in una capacità anche di cogliere i termini della questione, che molti altri in realtà, pur beneficiando di consensi più ampi, spesso non avevano. Quindi i riformisti, a parte le incertezze iniziali sulla rivoluzione bolscevica, su quello che stava succedendo in Russia, a parte le incertezze iniziali che ebbero tutti, perché all'inizio le notizie chiare non c'erano, colsero immediatamente i termini della questione, cioè il fatto che la presa del potere di una minoranza non difficilmente avrebbe potuto portare alla liberazione dei popoli e molto più probabilmente avrebbe portato ad una nuova tirannia. E qui subentrava poi l'approccio positivistico ed evoluzionistico tipico dei riformisti, per i quali il nuovo sistema poteva nascere dentro il vecchio attraverso una sua evoluzione, e compito del partito era preparare questa evoluzione, ma non proporre delle rotture. Quindi questa evoluzione rispondeva ad altre logiche, ad altre leggi, che erano quelle dell'economia. Mettersi fuori da queste leggi significava mettersi sul terreno dell'avventura e quindi di nuove forme di tirannia. Da questo punto di vista, le pagine scritte in quei giorni e in quei mesi cruciali sono particolarmente significative e interessanti. La chiarezza dell'analisi è anche nei progetti che vennero presentati. Ora, può diventare quasi rituale richiamarsi ai progetti di riforme proposti dalla corrente riformista in quegli anni. Può risultare rituale richiamarsi al famosissimo discorso diventato poi opuscolo, che è rifare l'Italia. Ma a parte la straordinaria modernità di quel documento, c'è il punto cruciale, insomma, anche il sottotesto di quei documenti, che quelle riforme, oltre ad avere un valore in sé a introdurre la democrazia, avrebbero creato gli spazi per elevare le masse lavoratrici. Una riforma come le 8 ore, offrendo più tempo, offriva ai lavoratori l'occasione per leggere, per prepararsi, per partecipare all'attività associativa, e quindi offriva quegli strumenti pratici, concreti, per elevarsi e preparare una società nuova. Quindi non erano le riforme in sé, erano ciò che queste riforme permettevano poi di preparare. Sorprende poi, sempre a proposito di questa chiarezza di pensiero, sorprendono gli ammonimenti sul futuro. Le parole che i riformisti pronunciavano già nel 18 o al congresso del 19 che preparava la campagna elettorale di novembre, su come le parole d'ordine massimaliste avrebbero spaventato, avrebbero terrorizzato e quindi provocato una controondata. E sono parole che, va bene, col senno di poi sembrano profetiche, ma fanno una certa impressione a leggerle esposte con tanta chiarezza. A questi punti di forza di natura teorica si aggiungevano poi dei punti di forza anche di natura organizzativa, sociale, perché i riformisti pativano sin dall'inizio l'accusa e il rimprovero di essere degli intellettuali borghesi privi di basi di classe. Un rimprovero, un'accusa spesso infondata, perché sin dagli anni giolittiani in realtà il movimento riformista aveva solide basi nelle organizzazioni dell'Emilia Romagna, dell'Italia centro-settentrionale, di organizzatori che puntavano appunto a rafforzare le strutture organizzative per preparare il mondo nuovo. E ancora dopo la Grande Guerra, comunque, in concreto c'era una prassi riformatrice, se non vogliamo chiamarla riformista, che veniva portata avanti da queste organizzazioni, i cui operatori spesso si richiamavano a queste parole d'ordine. Quindi il movimento riformista, le correnti riformiste, a onta dell'etichetta infamante di essere intellettuali borghesi, di fatto era una corrente, era un movimento che aveva delle solide radici nel movimento di classe. Solide radici che si concretizzavano in quella struttura a Isole Rosse, quella struttura integrata dove c'era il circolo, la lega sindacale, la cooperativa, tutte riunite nella casa del popolo, che diventavano dei centri effettivi di incontro, di socializzazione, di acculturazione, che si combinava con l'altro aspetto fondamentale delle basi sociali organizzative del movimento riformista, che era il socialismo municipale, che meriterebbe degli ulteriori approfondimenti, ma il socialismo municipale ha posto le basi di alcune delle strutture più importanti nel territorio
nell'Italia centro-settentrionale. Le farmacie comunali, la distribuzione di viveri, la capacità concreta di venire incontro alle esigenze popolari durante la Grande Guerra o subito dopo, sono stati risultati che non vanno mai sottovalutati e che vanno considerati nel loro giusto rilievo. Quindi, con questi punti di forza, che erano lì e che non possono essere proprio negletti, da cosa dipende il fatto che i riformisti non riuscivano poi a essere in sintonia con i tempi e non riuscivano ad aggregare i consensi, per cui di fatto rimasero una corrente minoritaria e che pativa una situazione di crescente isolamento? Proporrei uno spunto di riflessione, senza dire nulla di rivoluzionario in questa sede, nulla di eccezionalmente nuovo, però lo proporrei come spunto di riflessione l'intreccio di fattori strutturali di natura organizzativa con dei fattori più soggettivi, proprio specifici, dei dirigenti socialisti che magari non riuscivano a cogliere alcuni aspetti proprio tipici di quegli anni. Credo, propongo l'ipotesi che questo intreccio di fattori strutturali e soggettivi a costringere, poi a portare i riformisti a diventare un gruppo minoritario e di fatto a portare alla loro sconfitta. Allora, tra i fattori strutturali ci sono quelli di natura proprio strettamente organizzativa nella base militante del Partito Socialista. Questa era una base militante non operaia, come sappiamo. Era una base militante quindi che non era il frutto di una acculturazione politica nelle fabbriche, nei quartieri, come avveniva in altri paesi europei con una situazione industriale più avanzata. Era una base militante prevalentemente rurale, in cui l'adesione al Partito Socialista era più un atto di fede, di masse rurali, cariche di repressi rancori e spesso riottosa alla disciplina, sono incline alle suggestioni, a mutare gli orientamenti, spesso in base alle circostanze. Quella medesima struttura ad Isole Rosse, che laddove funzionava, creava quel sistema integrato detto prima, ed era un punto di forza, si alternava però ad autentici oceani di passività e di assenza di organizzazione. C'era un po' l'illusione che per realizzare un'organizzazione socialista bastava aggiungere tante isole rosse le une alle altre e si sarebbe raggiunto il risultato, con una certa dose di localismo municipale che non favoriva. Quindi qui c'era proprio il limite vero della incapacità di estendere l'organizzazione a un livello più ampio sul piano territoriale, a cui si aggiunge un aspetto che spesso non vedo valutato, ed era l'assenza nel Partito Socialista di un corpo burocratico stabile, capace di dare appunto stabilità e continuità alle strutture organizzative. I pochi funzionari presenti nel partito avevano molti oneri e però poi godevano di ben pochi onori, non certo economici, perché gli stipendi erano molto bassi per la cronica mancanza di fondi, e nemmeno onori come dire simbolici e psicologici, perché spesso erano organizzatori di estrazione borghese che talvolta erano amatissimi perché riuscivano a inserirsi nella vita comunitaria, però spesso faticavano perché venivano guardati con sospetto dai contadini, venivano considerati borghesi che facevano la vita comoda dietro la scrivania e non sapevano impugnare un martello, quindi spesso faticavano poi a organizzare l'attività, soprattutto in quegli anni tumultuosi di passioni vigorose. Allora, lo sappiamo tutti, la presenza di un corpus di funzionari da una parte tende poi a trasformare i partiti di massa in oligarchie e in burocrazie che si autoriproducono, problemi che venivano sottolineati già all'epoca e che poi la storia del XX secolo avrebbe confermato, ma dall'altro lato consente ai dirigenti di dare stabilità e continuità alla propria azione e di non esporla agli oscillanti umori della base. Invece la mancanza di questo corpo intermedio rendeva molto oscillanti le maggioranze all'interno del Partito Socialista, che non a caso vedeva poi gli schieramenti alternarsi a seconda dei congressi, sia per le caratteristiche del dibattito ideologico, ma in gran parte anche per queste caratteristiche organizzative interne. Ora, in questo quadro, ai riformisti restava l'azione parlamentare, ma era un'azione parlamentare fatta da un gruppo di minoranza che stava all'opposizione, che doveva inserirsi nelle pieghe nel sistema, che quindi non riusciva a raggiungere dei risultati poderosi, capaci di incidere in modo significativo negli interessi
e nelle condizioni materiali dei lavoratori. Qui stanno quindi le circostanze strutturali, chiamiamole così, a cui subentrano dei limiti che io oserei definire soggettivi. Una cosa che né Turati, né Modigliani, ma nemmeno D'Aragona, che i dirigenti riformisti, una cosa che non riuscivano a fare in quegli anni, era entrare veramente in sintonia con le passioni tumultuose di quel periodo. Non ci riuscivano, sostanzialmente non erano nelle loro corde, erano diventati uomini delle istituzioni che avevano lasciato sostanzialmente vuoto lo spazio, vuoto, comunque non riuscivano a colmare in maniera stabile lo spazio di mobilitazione politica extra istituzionale nelle piazze. Le passioni in quegli anni avevano dei fattori interni e dei fattori internazionali che le rendevano ancora più complicate da agire e da gestire. I fattori interni erano le grandi passioni suscitate dalla Grande Guerra, che da una parte sì, era una realtà, aveva lasciato un'eredità molto ambivalente, perché era stata la grande esperienza collettiva che avrebbe potuto erodere in qualche modo le identità locali e le identità di classe, ma dall'altra parte aveva anche lasciato una scia di odi, di rancori, di recriminazioni, che al contrario rischiava di annullare le spinte alla convivenza reciproca e di rafforzare le contrapposizioni tra il proletariato antinazionale, chiamiamolo così, e la borghesia patriottica. A questo fattore interno si aggiungeva poi il fattore internazionale del mito della rivoluzione in Russia. Ora qui è chiaro, non devo dire nulla, è impossibile dire nulla di nuovo, però lo sappiamo benissimo che la rivoluzione in Russia ebbe una capacità di mobilitazione delle coscienze portentosa, perché era l'esempio che la rivoluzione si poteva fare. Per la prima volta si usciva dalle astrazioni e quindi aveva una capacità di accendere le passioni, di alimentare la fantasia che nessun altro evento riusciva ad avere. La rivoluzione in Russia poi richiamava degli aspetti profondi dell'immaginario socialista, il grande giorno di rottura, i consigli di fabbrica, i soviet che rendono i lavoratori protagonisti e padroni del luogo di lavoro, tutti fattori che accendevano istintivamente la fantasia dei lavoratori. Ora qui i riformisti effettivamente manifestavano una difficoltà a entrare in sintonia con questi umori. Basta sfogliare le loro carte, a parte il carteggio fra Turati e la Kuryshov, ma anche le carte dei gruppi parlamentari, le carte di D'Aragona, per vedere come i riformisti fossero veramente, veramente a disagio con quegli umori, non sapessero confrontarsi con quelle passioni. Sostanzialmente l'idea è che quel tumulto di passioni fosse un sottoprodotto dell'epoca, fosse un sottoprodotto anche dell'arretratezza. E invece no, perché quelle passioni tumultuose affondavano, non erano soltanto il frutto dell'ignoranza, affondavano le loro radici anche nello sfruttamento, nell'intransigenza padronale, nelle difficoltà della vita quotidiana. Non bastava biasimare l'estremismo, bisognava anche comprenderne le ragioni. Quindi la politica di riforme andava accompagnata, e qualche volta Matteotti lo sottolineava, quindi non stiamo facendo un giudizio moralistico, veniva sottolineato già dai contemporanei questa esigenza. La politica di riforme andava accompagnata da una campagna di persuasione. Ecco, lì i riformisti invece presero le passioni tumultuanti dell'epoca come una ubriacatura e scelsero l'attesa, sostanzialmente. Aspettarono che passasse quell'ubriacatura, sperando poi di poter procedere in un'azione più pratica. Subentrava anche la suggestione delle analogie. In qualche modo Turati, Modigliani trattavano la situazione del 19 un po' come la situazione del 1904, con il primo grande sciopero generale. Avevano appena perso il congresso, pensavano, all'epoca attesero che gli animi si calmassero. Sostanzialmente nel 1906 tornarono alla guida del partito, nel 1908 vissero il loro apogeo. Ecco, qui subentra un po' la suggestione delle analogie e l'idea che nel 1919-20 si possa fare sostanzialmente la stessa cosa. Invece no, non c'era questa analogia col 1904, la situazione era cambiata completamente, erano subentrati fattori interni e internazionali che la modificavano del tutto. I fattori soggettivi di incomprensione del fenomeno, intrecciandosi con i fattori strutturali dell'organizzazione del partito e della mancanza di fattori di elementi di stabilizzazione, questo intreccio di fattori
portò i riformisti a diventare stabilmente minoritari e quindi poi di fatto a perdere la competizione. Qui mi fermerei un momento, propongo questa ipotesi di lettura come anche spunto di riflessione e credo che forse per sganciare l'analisi di quell'epoca dal senno del poi e dal giudizio moralistico su chi aveva ragione e chi aveva torto, l'intreccio di questi fattori possa essere utile per comprendere che cosa in quel momento, in quelle circostanze storiche ben precise, effettivamente ha prodotto un certo risultato al di là di chi avesse ragione e chi no. Vi ringrazio. Grazie, grazie Paolo. Come devo agire da buon prefetto liberale, quindi dopo aver rimproverato il côté cattolico, rimprovero anche il côté socialista per il mancato rispetto dei tempi, ma allo stesso tempo, esattamente come ho fatto per il, ovviamente per il bell'intervento di Nicola, grazie anche a te, adesso a parte appunto la questione dei tempi, perché hai posto una serie di... sei entrato molto dentro quella vicenda, diciamo, e i meccanismi del successo e del fallimento delle varie posizioni, quindi anche qui secondo me c'è molto, molto da ragionare, molto da, insomma, aspettare che passi la via in realtà è una classica strategia liberale, tendenzialmente fallimentare. Adesso sarebbe interessante capire perché lo è anche dei socialisti riformisti, insomma, in che cosa, forse non è una strategia liberale, è una strategia riformista, però appunto anche qui credo ci sia molto da ragionare, però immediatamente do la parola a Silvio Pons. Silvio, professore di storia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, presidente della Fondazione Gramsci, ma soprattutto studioso del comunismo italiano e internazionale, autore di moltissimi libri fondamentali sul comunismo italiano e internazionale, e quindi mi taccio immediatamente e gli do la parola. Silvio, prego. Grazie, grazie Giovanni. Hai dimenticato di aggiungere vittima del centenario del PC, perché è qualcosa che posso immaginare. Considero tale, naturalmente, però mi fa molto piacere essere qua con voi. Io sono abbastanza in sintonia con gli interventi che mi hanno preceduto, e in particolar modo con le ultime cose che ha detto Paolo Mattera. Sul fatto che naturalmente è possibile distribuire ragioni e torti nella storia, anzi è una cosa che viene fatta spesso da un punto di vista etico-politico a cui tutti noi non ci sottraiamo, però fare la storia non significa soltanto questo, bisogna capire le ragioni dei vinti e dei vincitori, i motivi per cui vincitori si affermano e vinti non riescono ad affermarsi e così via. Oggi, come devo dire, da un punto di vista ideale, la nostra sensibilità, la nostra cultura politica, nostra intendo nazionale, europea, naturalmente, è ovviamente vicina alle ragioni dei riformisti e non solo a quelle dei riformisti italiani, ma anche più in generale al contesto europeo. Non credo che si possa dire facilmente che ci si sente più vicini ai bolscevichi del 17 piuttosto che ai menscevichi, no? I menscevichi avevano una visione della Russia, come devo dire, che anche alla luce, ahimè, di cosa è diventata la Russia oggi, noi, con cui noi siamo più in sintonia. No? Detto questo, però, il problema è che, diciamo, la Russia costituzionale, addirittura il paese, diciamo, più libero del mondo, dell'aprile-maggio del 1917, crolla nel giro di pochi mesi, e questo non è dovuto soltanto alla perfidia dei bolscevichi, ma evidentemente si tratta di un problema storico molto complesso, in cui non possiamo, per studiare questo problema storico, non possiamo limitarci a distribuire ragioni a torti, dobbiamo capire i motivi.
se devo dire, ecco, la mia sul comunismo, più in generale, diciamo dal punto di vista metodologico, io sono abbastanza restio alle definizioni del comunismo, definizioni implicite o esplicite del comunismo in una chiave di anomalia o di deviazione dalla storia, no? Queste sono, diciamo, anche delle, ancora una volta, visioni retrospettive che però ci dicono poco, secondo me, ma oltretutto significano anche che noi dovremmo sapere in che direzione va, qual è la norma della storia, cosa che francamente, soprattutto alla luce delle prospettive del XXI secolo, mi pare piuttosto, no? Piuttosto difficile. Quindi una cosa, insomma, è dire: riconosciamo le ragioni dei riformisti alla luce della nostra cultura politica di oggi, così come hanno fatto anche tanti esponenti, sono stati citati nel nostro dibattito, Terracini rispetto a Livorno, si potrebbe citare Giorgio Napolitano rispetto al 56, no? Che ha riconosciuto, diciamo, le ragioni dei socialisti all'epoca. Però una cosa è fare questo, una cosa è definire un fenomeno storico. Il comunismo è stato un fenomeno globale del XX secolo. No? Ci può piacere di più o di meno, però questa è la realtà, e questa realtà è una realtà rispetto alla quale è difficile esprimere, come devo dire, giudizi onnicomprensivi o monocausali. Si tratta di comprendere una complessità, certo, a partire dal fatto che è un fenomeno fondamentalmente fallimentare rispetto ai suoi propositi originali, il che non significa però che tutto quello che hanno detto i comunisti fosse sbagliato nel corso del tempo. Se noi prendiamo per esempio quello che i comunisti dicevano sulla pace di Versailles, forse retrospettivamente, se facciamo questo gioco, diciamo, di chi ha ragione e chi ha torto, qualche ragione la possiamo dare anche a loro, no? Aveva più ragione Wilson a pensare di applicare il principio dell'autodeterminazione nazionale in Europa e non nel mondo coloniale, o i bolscevichi che dicevano questo è un principio che si deve applicare nel mondo coloniale. Insomma, la questione si complica, no? Però ecco, dal punto di vista metodologico questo volevo dire, e sul caso italiano mi veniva da citare una cosa recentemente scritta in un libro su Livorno, proprio di Marcello Flores e Giovanni Gozzini, no, che citano la famosa profezia di Turati a Livorno. Adesso non abbiamo tempo, ma veramente fa impressione leggere le parole di Turati, no? Quando rivendica appunto le sue ragioni e dice: prima o poi le riconoscerete anche voi. È una voce nello stesso tempo lucida e tragica. E Flores e Gozzini commentano: molto difficile dargli torto oggi, ma molto difficile dargli ragione allora. La lucidità di Turati rimane isolata, lettera morta nell'Italia della guerra e del primo dopoguerra. E questa è naturalmente la grande questione storica. La questione è che quindi innanzitutto quali fossero i margini nella storia italiana del primo dopoguerra per un'esperienza democratica, liberale e costituzionale, anche alla luce del fatto che le cose non andarono tanto bene complessivamente nell'Europa centrale e orientale, come sappiamo, nel ventennio successivo. Non c'era niente di inevitabile in quello che successe, ma dobbiamo ragionare su questo. Questo è un primo punto. Secondo punto, Livorno non è soltanto una questione italiana, è diciamo uno degli aspetti di una grande questione internazionale, lo hanno ricordato anche altri, Antonetti lo ha detto molto bene, il mito dell'impatto ideale, passionale, emotivo, mitologico della rivoluzione russa è enorme, è un impatto paneuropeo, i bolscevichi ne sono perfettamente consapevoli,
anzi non è solo paneuropeo, oggi diciamo è globale, ma possiamo dirlo che diciamo la spinta della rivoluzione bolscevica, anche a causa del fallimento del wilsonismo, arriva rapidamente nel mondo coloniale, già in Cina, già negli anni 20, sono cose note, e Livorno va compresa in questo contesto. A me non pare che dobbiamo, io non ritengo che sia stato l'episodio che ha aperto le porte al fascismo, mi sembra un po' una semplificazione, sinceramente, proprio per la complessità, diciamo, dell'impatto della guerra mondiale sulla società italiana e europea, a cui facevo riferimento in modo veramente sbrigativo, e me ne scuserete, ma penso che i sogni rivoluzionari falliti, diciamo fallaci, di Bordiga, di Gramsci e anche di Lenin e Zinoviev, che li spingevano avanti, salvo poi criticarli per essere troppo radicali, hanno impresso una radicalizzazione della realtà italiana ed europea, fanno parte di un processo nel quale direi che il punto principale è quello è la tragedia del distacco tra socialismo, della separazione tra socialismo e democrazia, no? Questo era qualcosa che c'era già, non è una nostra visione retrospettiva. C'era una grande storia del socialismo europeo che aveva stabilito un rapporto con tutte le sue diverse tendenze, naturalmente un universo complicato, che aveva stabilito un nesso tra socialismo e democrazia. Il bolscevismo tende a spezzarlo, questo nesso. E questo è, naturalmente, possiamo capire tanti motivi di questo. C'è una generazione di giovani che si ribella contro un vecchio mondo considerato un po' inetto, che aveva fallito nel 1914, ricordiamocelo, quando l'internazionalismo socialista era collassato completamente, e così via, si potrebbe continuare. Non mancavano le ragioni di questo. E tuttavia questo punto è il vero punto tragico della questione. Poi una parte importante della storia comunista, in particolar modo della storia comunista italiana, diventerà il tentativo di recuperare quel nesso tra socialismo e democrazia, e questo sarà un processo lungo, faticoso, difficile, una conquista che tra l'altro avviene nel paradosso del legame con Stalin, che poi è anche la Russia di Stalin che spinge in quella direzione per motivi che non c'entrano nulla con la democrazia, forse nemmeno col socialismo, ma con gli interessi statali della Russia, ma questa è un'altra questione. Di certo è così, su questa base e su una strada poi di un lungo e faticoso recupero, restano le caratteristiche di una cultura politica che si restano per tanti aspetti intatte, evolvono nel tempo naturalmente, ma restano fisse, alcune coordinate sono quelle che ricordava giustamente Finetti, di una cultura politica che non vuole diventare socialdemocratica, perché dovrebbe ammettere di avere, come dire, di costituire un errore della storia, un errore tra virgolette, naturalmente io non penso che si possa usare questa terminologia, ma i comunisti sentono molto su di sé, su loro stessi, questo tipo di anatema fino alla fine, tanto è vero che poi non si trasforma, diciamo, le loro trasformazioni, che nel caso italiano sono anche un grande segno di vitalità politica, caso per la verità unico in Occidente, ma caso importante che deve farci riflettere anche sulla storia del nostro paese, non porta ad una trasformazione, diciamo, socialdemocratica vera e propria, ma qualcosa di diverso. Io mi fermerei qui, diciamo, semplicemente ribadendo il fatto che se parliamo di storia del comunismo dovremmo parlarne molto in questi termini, cioè non in realtà come un errore o come una anomalia, ma come un complesso fenomeno globale, ideologico, politico, poi statuale del XX secolo. Grazie. Grazie Silvio, ma insomma non credo che potrei essere più d'accordo, e penso che appunto stasera noi siamo qui a ragionarne in questi termini, ma insomma sempre più mentre parlavi insomma,
veniva in mente appunto quello che mi era venuto in mente, avevo detto prima commentando molto rapidamente l'intervento di Paolo Mattera, cioè poi alla fine sempre più il socialismo riformista, il socialismo democratico finisce per essere un qualcosa che nasce dentro l'Europa liberale, dentro quel modello di liberalismo che entra in crisi nera con la Prima Guerra Mondiale. E allora non si può capire il comunismo, non si può capire l'esplosione rivoluzionaria dopo succeduta la Prima Guerra Mondiale se non si passa attraverso la crisi di quel modello. E se quel modello è in crisi e non regge più, allora le alternative a quel modello storicamente hanno senso. Poi uno può ragionare oggi quanto vuole sul fatto, peraltro ha senso anche il fascismo in questa chiave qui, cioè sono risposte alla crisi del modello liberale che trascina verso il basso anche il socialismo democratico, perché poi alla fine il socialismo democratico si innesta là dentro. Storicamente hanno perfettamente senso, dopodiché oggi sappiamo perfettamente che sono delle soluzioni catastrofiche, ma appunto, insomma, un conto è il senno di poi, un conto è il giudizio storico, diciamo, e un conto è invece la comprensione di queste cose, che non sono affatto anomalie, non sono affatto follie, sono dei portati di quella costellazione storica che vanno analizzati come tali. Peraltro, più nel caso del comunismo direi che quello del fascismo, anche delle grandi utopie che vanno anche riprese nel loro valore spirituale, insomma. Poi dopodiché, appunto, le grandi utopie sono anche grandi catastrofi, ma non per questo perdono quella spinta che c'è dentro. Se non capiamo quello, insomma, l'impressione è che non andiamo molto lontano, fermo restando, insomma, che io vengo da una tradizione anche familiare anticomunista, insomma, non credo di poter essere, diciamo, che quello che sto dicendo possa essere equivocato, però quella roba lì, stiamo parlando veramente di un immenso pezzo di storia del XX secolo che va preso in quanto tale, insomma, non semplicemente appunto è stato un errore, vabbè, certo, ma che diamine d'errore è stato. Benissimo, Maurizio Punzo, professore di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, ma anche lui, insomma, studioso di socialismo da tanti anni, anche poi socialismo di riformismo socialista e quindi del socialismo proprio di questa fase storica. Prego, Maurizio. Grazie. Allora, parlare della fusione di Livorno vuol dire parlare evidentemente della nascita del Partito Comunista. Però si può guardare al congresso di Livorno dall'altro punto di vista, cioè dalla permanenza del Partito Socialista. Ed è questo un elemento che va considerato con particolare attenzione. È stato ricordato anche da Nicola all'inizio il giudizio della Kulishov dato a caldo il 20 gennaio del 21, quando il congresso non era ancora finito, in cui appunto Anna diceva, scrivendo a Filippo, e così da accusato e quasi condannato sei diventato trionfatore del congresso. Aggiungeva, è stata una specie di rivincita morale, rivincita del socialismo di buona lega. E concludeva dicendo, chi avrebbe mai detto che sarebbe finita in fondo col vostro trionfo? Pochi o molti, non importa, ma moralmente di fatto dominate ancora voi la situazione. Ora, questo giudizio potrebbe essere considerato come un giudizio errato alla luce di quello che è successo dopo. Invece io penso che vada visto come un giudizio molto lucido e che comprendeva esattamente quello che stava succedendo. Ora, Anna Kulishov poi sbagliava in quella stessa lettera nel dire che il congresso di Livorno era la sepoltura in Italia del bolscevismo di marca russa e persino che era il sintomo del crollo prossimo della dittatura sovietica. Questi erano evidentemente giudizi che si rivelarono ampiamente errati. Ma non era altrettanto sbagliato, secondo me, nel giudicare Turati il vincitore del congresso. In che senso? Ora, Turati
sappiamo benissimo che non era un fanatico convinto della necessità di mantenere a tutti i costi l'unità del Partito Socialista. Basti pensare alla storia del socialismo, a quello che era successo a Milano nel 1903, la scissione che era durata ben 5 anni, e quello che disse poi nel 30 al congresso di Parigi, il congresso dell'unità socialista, quando appunto proprio al momento in cui si verificava la riunificazione dei due tronconi del socialismo, disse che nel 19 era stato un errore rimanere nel partito. Quando Nitti chiedeva aiuto ai socialisti, i socialisti non glielo vollero dare, e se in quel momento si fosse invece da parte del gruppo parlamentare socialista deciso di appoggiare Nitti, la storia italiana probabilmente sarebbe stata diversa. E in quello stesso congresso disse anche, ed era sintomatico che lo dicesse in un momento in cui i socialisti si unificavano, che non era affatto detto che non ci sarebbe stata una nuova scissione. E anche lì era il suo sguardo era rivolto al futuro, capiva benissimo che questo potrebbe succedere, ed effettivamente noi sappiamo che qualche anno dopo, nel 47, di nuovo la unità socialista sarebbe stata rotta. Ora, bisogna quindi capire che cosa intendesse la Kuciev nel dire che Turati aveva vinto. Ora, perché nel 21 Turati non pensa che sia necessario abbandonare il Partito Socialista e sia invece necessario in quel momento mantenere l'unità del partito. Ora, le ragioni erano sostanzialmente queste: vedeva dei segnali positivi in quello che stava accadendo, oltre ai molti segnali negativi che erano appunto il prevalere del massimalismo, della sua pretesa rivoluzionaria che poi non stava in piedi. Serrati, che era il leader appunto della corrente massimalista, gran lunga maggioritaria come è stato ricordato poco fa, aveva rifiutato il diktat di Mosca dei 21 punti, aveva rifiutato di espellere Turati e gli altri riformisti, aveva rifiutato di cambiare il nome al partito e aveva sostanzialmente quindi accettato che la frazione comunista guidata da Bordiga si staccasse dal partito. Questo era un fatto positivo per Turati, il quale pensava, sbagliando forse, ma in quel momento non lo si poteva sapere con certezza, che sarebbe stato possibile per i riformisti riconquistare il partito, come era successo, anche qui è stato già detto, come era successo appunto agli inizi del secolo, quando dopo lo sciopero generale del 4, dopo la sconfitta dei riformisti al congresso di Bologna nel 1904, era stato possibile nel 6 sconfiggere i rivoluzionari alleandosi con Morgari, con la corrente appunto sostanzialmente centrista, e poi nel 1908 era stato possibile appunto riconquistare il partito. Non a caso, al termine del suo discorso al congresso di Livorno, Turati citò il famoso discorso che aveva tenuto nel giugno dell'anno precedente, noto come Rifare l'Italia. Lo ripresentava come un progetto attuale che finalmente i socialisti, a cui si era rivolto proprio nel tenere quel discorso alla Camera, ora i socialisti avrebbero potuto prenderlo in considerazione. Disse: voi non intendete ancora che questa ricostruzione fatta dal proletariato con criteri proletari per se stesso e per tutti sarà il miglior passo, il miglior slancio, il più saldo fondamento per la rivoluzione completa di un giorno. E allora in quella noi trionferemo insieme. Io forse non vedrò
quel giorno troppa gente non è venuta, nuova è venuta, che renderà aspra la via, ma non importa. Ora, il progetto di Turati di riconquistare il partito non andò in porto, come sappiamo, e arrivò la scissione del 22. Però io non sono così d'accordo che i riformisti fossero così minoritari e così incapaci di comprendere il momento storico in cui si trovavano. Intanto è vero che erano in minoranza nel partito, ma non lo erano nell'elettorato. Lo dimostrarono anche le elezioni del 24, svoltesi chiaramente in un momento particolarmente duro per tutti i partiti di opposizione al fascismo, ma in cui il Partito Socialista Unitario, cui era segretario Matteotti, riportò il maggior successo, battendo sia i massimalisti del Partito Socialista, sia ancora di più i comunisti. E poi c'era appunto quello che anche ricordava Mattera, il radicamento che avevano i riformisti, non solo nel sindacato, ma nelle amministrazioni comunali. E c'era di più la politica che avevano svolto appunto durante la guerra. Era una politica lungimirante, la politica appunto di assistenza civile e la politica che Turati aveva sostenuto alla Camera nei suoi discorsi del 1918, quando aveva affermato la famosa frase «Anche per noi Grappa è la patria». Era un modo di coniugare il patriottismo con l'internazionalismo e di lanciare un ponte verso tutte quelle forze riformatrici che si erano schierate a favore della guerra e con le quali si poteva ritessere un filo comune e quindi pensare a un'Italia che si lasciasse alle spalle la guerra e che potesse andare avanti. Per questo i riformisti accusavano i massimalisti di non aver capito che la guerra era violenza e che questa violenza loro la cavalcavano sbagliando. Quindi non è vero che i socialisti e i riformisti non fossero incapaci di capire il momento storico in cui ci si trovava. Al contrario, erano molto più in sintonia loro con l'Italia del momento di quanto non lo fossero i massimalisti e i comunisti. Ora, sappiamo che nell'ottobre del 22 quella separazione tra massimalisti e riformisti che non era avvenuta nel 21 si verificò. Ora, il giudizio in genere che si dà su questo avvenimento è che fu una scissione tardiva e sostanzialmente inutile. E questo è un giudizio che si può anche condividere, ma non è questo il punto. Il fatto è che la scissione del 22, è un po' come altre scissioni precedenti, altre scissioni successive, era una separazione tra socialisti. Non era un fatto come quella di Livorno che separava due mondi che non si sarebbero più potuti incontrare, perché erano due cose diverse. Quando Claudio Treves nel settembre del 22, poco prima della scissione, scrisse quel famoso articolo sulla giustizia, articolo chiamato Socialismo o comunismo, in cui terminava con la famosa affermazione i socialisti coi socialisti, i comunisti coi comunisti, in quel momento intendeva dire i massimalisti con cui stiamo per separarci vadano con i comunisti con cui hanno molto in comune e lasciano a noi, che siamo gli unici veri socialisti, il compito di continuare la storia socialista. Ma le cose andarono in modo diverso,
perché la riunificazione tra socialisti e comunisti non avvenne. Nel 23 Nenni riuscì a imporsi e a far fallire il disegno dell'Internazionale che Serrati condivideva di fondare i due partiti. E a questo punto il segretario del Partito Socialista Unitario, che era poi Giacomo Matteotti, cominciò a convincersi della necessità di ricomporre l'unità socialista. E si rendeva conto perfettamente di quanta fosse la distanza tra i riformisti e i massimalisti, però coglieva anche i momenti, gli elementi che giustificavano la possibilità di ricostituire l'unità socialista. C'era la comune avversione alla quel tentativo anche da parte dei sindacati, molti sindacalisti della CGIL, di arrivare a un sostanziale accordo col fascismo, e c'era quindi la visione della necessità di rimettere insieme le forze del Partito Socialista. E quindi a questo punto la famosa frase di Treves, socialistico e socialisti, comunistico e comunisti, non si intendeva più come nel 22, si intendeva adesso come riunifichiamo le forze del socialismo italiano. Questo avvenne soltanto 6 anni dopo, come sappiamo, al Congresso di Parigi, quindi fu un lungo cammino quello che si dovette compiere, ma si riuscì appunto a rimettere insieme questa unità, e in quel momento era chiarissimo che socialisti e comunisti fossero due forze assolutamente diverse e antagoniste. Era il momento in cui i comunisti parlavano di socialfascismo. Ora, non sempre fu chiaro negli anni successivi ai socialisti che era impossibile superare la scissione di Livorno, come è stato scritto, dimenticare Livorno. Quando nel 1934 si fece il primo patto di unità d'azione tra socialisti e comunisti, molti socialisti pensavano che fosse il primo passaggio per ricostituire appunto l'unità. E nel 1943, quando rinacque il Partito Socialista in Italia, aggiunse al nome Partito Socialista Italiano quella di unità proletaria, che significava un programma preciso. Ma anche nei momenti del frontismo, quando il vice segretario del Partito Socialista Rodolfo Morandi arrivò a sostenere che il marxismo-leninismo era l'ideologia del Partito Socialista, e quando nel 1952 Pietro Nenni ebbe il premio Stalin per la pace, non fu comunque possibile ricostituire l'unità. Questo significava appunto, ribadisco questo, che a Livorno si erano separati due mondi che non potevano in nessun modo ritrovarsi. Ora forse il mio tempo è scaduto e le altre considerazioni le posso fare nel secondo giro. Grazie. Grazie, no, appunto, sempre per fare il prefetto liberale, naturalmente anche in questo caso. Faccio un piccolo rimprovero, ma anche qui sempre però grazie invece per i contenuti dell'intervento, insomma, che è entrato molto dentro questi rapporti interni al mondo socialista, alle varie sfumature del socialismo, insomma, riprendendo anche qui sia la storia del 21, ma anche poi le sue proiezioni successive, il divaricarsi di queste due tradizioni. Giovanni Sabatucci, professore di storia contemporanea emerito all'Università La Sapienza di Roma, anche lui professore. Senza emerito, ma io ti ho emeritato per, diciamo,
per meriti sul campo, diciamo. Comunque anche Giovanni Sabatucci, notoriamente, insomma, studioso, ben noto di non soltanto di storia del socialismo, ma di storia del primo dopoguerra, di combattentismo, di origini del fascismo, e quindi Giovanni, prego. Grazie. Che cos'altro volete che vi dica? Ecco la prima cosa che mi viene in mente. Si è parlato qui molto a proposito, devo dire, di temi, di figure, di personaggi che io ho studiato tanto, tanto, ormai parecchio tempo fa. E quindi avrei qualche cosa da dire praticamente su tutti i temi che sono stati trattati. Mi tratterrò naturalmente, anzi, cercherò ancor più di essere sintetico. Cominciando con una questione definitoria, ecco, che cos'è il riformismo? Anzi, che cos'è il riformista soprattutto? Il riformista è quello che non si ritrova nella situazione data e la vuole cambiare, per questo è il riformista, ma la vuole cambiare con le buone maniere, senza violenza, altrimenti sarebbe un rivoluzionario. Il riformismo socialista, ho sentito qualcosa? No. Il riformismo socialista è esattamente questo, è l'idea di che si possa attuare un cambiamento nel rispetto della legalità data, senza bisogno di guerre civili. Ecco, questo. Allora, il problema che penso che tutti noi dobbiamo porci è per quale ragione questa definizione, questa piattaforma che la maggior parte di noi oggi sembra del tutto sensata, semmai c'è una inflazione del termine riformista, ma quello è un altro discorso, stiamo assistendo proprio adesso in questi giorni. Ma dicevo, una posizione che appare così sensata, o comunque tendenzialmente maggioritaria, se andiamo in giro oggi, per carità, possiamo sentirne di tutte, ma di gente che vuole la presa violenta del potere, insomma, diciamo, ce n'è un po' meno, ecco, che nel 1920-21. Perché allora nel corso degli anni, a partire dal primo dopoguerra e poi seguitando, questa posizione non ha avuto una fortuna speciale, anzi ha quasi sempre dovuto cedere il passo allo scontro fra radicalismi, fra posizioni estreme in qualche caso e comunque poco propense al compromesso che caratterizza invece il modus operandi, il modus vivendi dei riformisti e tra i riformisti. Dicevo, perché si è dovuto aspettare tanto? Perché sì, è vero, non è che dal 1921 in poi il campo sia stato tutto occupato dai radicalismi, dagli opposti radicalismi, però certo i riformisti si sono trovati spesso in difficoltà. Non sempre, sarebbe eccessivo dirlo, ma sicuramente in forte difficoltà. E la parola riformismo, che è una parola tipica del linguaggio socialista o anche del linguaggio comunista in senso così deprecatorio e negativo, questa parola ha avuto uno scarso successo, non fino al 24 o al 45 eccetera, ma fino a pochi anni fa. È stato ricordato Craxi, il quale ha avuto tanti difetti, ma quello di avere rimesso all'onore del mondo la parola
riformismo non glielo leva nessuno. E allora appunto si tratta di vedere perché si è parlato, per esempio, di un'eresia riformista, ma sarebbe stato più logico parlare di una ortodossia riformista rispetto a cui, e in parte lo è anche stato naturalmente, rispetto a cui invece il radicalismo delle minoranze è qualcosa di strano, di diverso. Perché allora, dunque, perché in Italia e perché non solo in Italia? Perché in Italia? Perché l'Italia è stato scritto, secondo me, con qualche finezza da Roberto Vivarelli tanti anni fa nella storia delle origini del fascismo, perché l'Italia ha una storia di massimalismo, mettiamolo fra molte virgolette, ma comunque ha una storia anche che è anche la storia del suo ergersi a libera nazione, che contiene elementi forti di nazionalismo. Di nazionalismo e di radicalismo. Il mazzinianesimo, a ben pensarci, è anch'esso una forma di radicalismo. L'Italia è il paese in cui l'unità si è fatta col contributo di Cavour e di Garibaldi, sottolineo Garibaldi, cioè di un signore che appena fatta l'Italia provò a farne un altro pezzo e finì con una pallottola in una gamba. Insomma, è una storia strana, quella del radicalismo italiano, ed è un qualcosa che si intreccia strettamente con la storia anche delle correnti del socialismo. Di più, nel socialismo, in questo caso non solo in quello italiano, ma anche in quello italiano, c'è un elemento di, vogliamo chiamarla doppiezza, che è un po' insito non a questa o a quella corrente, ma all'intero movimento socialista europeo. Dove lo troviamo questo elemento di doppiezza? Beh, nella stessa fondazione ideologica e teorica del socialismo europeo, il quale mostrerà coi fatti di avere dimenticato i radicalismi, l'uso della violenza come forza liberatrice, cose di questo genere, ma queste cose, questi punti rimarranno sempre. Vi chiedo scusa, lo lascerò suonare. Credevo di averlo spento. Niente segreteria telefonica. Non so come si fa. Mettiamola nel suo cassetto. Dove ero rimasto? Ero rimasto appunto alle fondazioni ideali e teoriche del socialismo europeo, di quello vero, di quello della Seconda Internazionale. Che cosa c'è di falso in tutto questo? C'è l'idea che il momento della presa violenta del potere, il momento della guerra civile, arriva fatalmente, non perché lo voglia il movimento operaio, ma perché vedendo i suoi progressi la borghesia si ribellerà e cercherà di impedire questo esito. Non so bene come uscire da questa cosa. Comunque, lasciamolo suonare. È l'idea espressa nel... Oddio, questo continua a parlare. No,
Vediamo che non arrivi a qualche eccesso verbale, no? Dicevo, il momento della presa del potere da parte di un'elite esiste, viene mantenuto, ma non per iniziativa del movimento operaio. È una cosa un po', una distinzione un po' farisaica, voglio dire, che ha permesso probabilmente al movimento operaio e socialista di fare i grandi progressi che ha fatto, di diventare l'interprete più autentico delle istanze del proletariato, ma che sicuramente contiene in sé un elemento, diciamo così, di insincerità. Ecco. Allora, l'idea che uno che militante, un teorico, che dica chiaramente che la vera, la via, la via migliore, la via più conveniente è quella dell'inserimento dell'istituzione Bernstein, tanto per capire, questa idea non fa mai breccia completamente nella storia del movimento socialista. Un momento di scontro, di barricata, è come se ci dovesse essere, perché sta nelle origini del movimento socialista. E questo, secondo me, è un'idea forse un po' balzana, crea uno scarto, appunto, tra la realtà e la teoria così come viene professata. Ci avrei tante altre cose da dire, soprattutto su Turati, in particolare sul problema del perché Turati non se n'è andato, lui sbattendo la porta dal Partito Socialista a Livorno, un Partito Socialista che in ogni occasione possibile si dichiarava comunista. Turati dirigeva una rivista che si chiamava Comunista, Turati, scusate, Serrati. Ecco, tutto questo, dicevo, potrebbe dare origine a una serie di ma io tra l'altro non sono affatto contrario alla storia controfattuale, eh. In questo caso in particolare penso che anche per giudicare la giustezza o meno delle varie piattaforme programmatiche, delle strategie, noi dobbiamo avere in testa l'idea di un'altra possibilità. Se noi pensiamo che tutto è fatalisticamente necessario, non abbiamo più materia per dare giudizio. Quindi dire Turati sbagliò, Turati fece bene, Serrati, eccetera, è una cosa non solo corretta, ma anche probabilmente utile, indispensabile, per dare poi dei giudizi che noi diamo. È inutile che si dica che la storia non si fa coi sé, che non dobbiamo dare, non dobbiamo giudicare le persone e le politiche, no, invece lo facciamo. Lo facciamo continuamente e possiamo vedere che ci sono dei punti in cui effettivamente è un gioco, ma è un gioco secondo me abbastanza serio, in cui veramente si creano le condizioni per cui un scioglimento diverso, opposto delle vicende di quegli anni sarebbe stato possibile. E qui torniamo ancora a Turati. Si è fatto cenno prima, vabbè, qua c'è un po' di appunti presi a casaccio, si è fatto cenno prima sì ai mancati incontri fra Turati e Sturzo, uno in particolare all'inizio, ma secondo me il vero mancato incontro fra Turati e Sturzo avviene nell'estate del 1922. Nel 1922 si cerca di fare un governo dopo che era caduto il primo governo Fatta. Nell'estate, nell'agosto, mi sembra, del 1922. Questa combinazione non si riesce a chiudere. Perché? Perché quello non vuole la puntarella a destra, quello non la vuole a sinistra, eccetera, eccetera. E ne manca una maggioranza per fare questa
questa combinazione che avrebbe sicuramente, non dico provocato, ma comunque favorito la costituzione di un governo capace di fare rispettare la legge. 1922, quindi prima della marcia su Roma, e nel momento più cupo del biennio nero, dello squadrismo, Milano, eccetera, eccetera. A un certo punto sembra venire questa idea come cosa fattibile e possibile. Sarebbe stato comunque difficile, ma se si fosse fatto un accordo di questo genere, soprattutto se Giolitti fosse tornato in campo, non c'era bisogno di fare grandi alleanze, bastava dare a Giolitti le chiavi delle prefetture e dell'ordine pubblico in Italia. Molto probabilmente, o probabilmente, in quel momento si decise la storia della democrazia in Italia. Nel 22, a cui accennava Maurizio poco fa, è probabilmente già troppo tardi, per una serie di motivi. Nell'autunno del 22, in preparazione della marcia su Roma. Allora, quando ancora i giochi non erano chiusi, qualcosa del genere si sarebbe potuta fare. Ecco perché io mi sento di dire che quella di Livorno fu una scissione sciagurata, non, come ha detto credo Maurizio poco fa, perché altrimenti ci sarebbe stata così una, di per sé una congiunzione, una combinazione di tipo democratico o comunque non fascista. Ecco. Non perché ci sarebbe, ripeto, ci sarebbe arrivati a una soluzione già bella e pronta, no, ma perché si sarebbe aperto uno spiraglio a quella cosa che molti dicevano di volere, cioè la costituzione di un governo che, indipendentemente dalle sue filiazioni ideologiche e politiche, sarebbe stato disposto a ripristinare la legalità. Impossibile dire, secondo me no, non è del tutto impossibile. Tante altre cose, ma siccome sono le 18:55, penso di potermi fermare qui, semmai ritornerò su qualche punto sollevando nella seconda parte. Grazie Giovanni, di nuovo per equità, insomma, anche tu sei andato un po' lungo, quindi lo devo sottolineare, anche però anche a te, grazie per... avendo cominciato con Nicola, poi devo farlo per tutti, per questioni appunto di equità con tutti. Però io credo che insomma il tema della storia si fa con i se e come. Questa è un vecchio adagio sbagliato, che la storia non si fa con i se. Tutte le volte che noi stiamo valutando il peso di un fattore storico, stiamo in realtà facendo un esperimento mentale, togliamo quel fattore e vediamo cosa sarebbe successo se quel fattore non ci fosse stato o si fosse presentato diversamente. Quindi tutti gli esercizi di interpretazione storica sono tutti esercizi mentali che prendono in considerazione i percorsi alternativi, ed è assolutamente vero che quello che succede non solo prima del 22, ma Giovanni mi insegni anche dopo il 22, tra il 22 e il 25, non è assolutamente precostituito e predeterminato. Le cose potevano andare in tanti momenti di quel passaggio lì, le cose potevano andare diversamente, prima della marcia su Roma certamente, ma anche dopo la marcia su Roma le cose potevano assolutamente non andare nella direzione della costruzione del regime fascista, potevano prendere dei percorsi molto molto differenti. Dopodiché le cose, se vanno in una certa maniera, naturalmente ci sono delle ragioni perché lo fanno, e queste sono ovviamente essenziali, però è sempre bene tenere aperta la libertà della storia. Bene, allora, naturalmente non mi azzardo nemmeno a, diciamo,
la carne al fuoco è talmente tanta che non mi azzardo nemmeno a rimettere ordine, a provare a rimettere ordine o a dare delle priorità, insomma. Cioè, la discussione si è sviluppata liberamente e credo che anche questo secondo giro che appunto facciamo rapidamente, credo che possa svilupparsi liberamente con ciascuno che risponde, diciamo, alle sollecitazioni di chi è intervenuto dopo di lui, o nel caso degli ultimi che hanno parlato, alle seconde sollecitazioni di chi è intervenuto, di chi è intervenuto prima. Quindi direttamente, insomma, prendiamoci 3-4 minuti perché appunto sono già quasi le 7, però è importante secondo me avere un secondo giro e riprendere un po' di fili sparsi, dei fili sparsi che sono rimasti, e quindi do la parola a Nicola Antonetti. Grazie. Devo dirti, Giovanni, che è stata una bella occasione questa. Dovremmo rinnovarli su argomenti vari, un confronto del genere. Dunque, io ovviamente ho preso appunti, ma dirò solamente alcune cose inerenti alla, diciamo, all'impegno che mi ero preso nella mia introduzione. Ecco, innanzitutto il discorso del sistema parlamentare. Sistema parlamentare che è emerso come un sistema che non è stato utilizzato, nonostante la proporzionale, dai partiti maggiori. Questo è un grande problema. È un grande problema perché dopo, nell'elezione del 19, erano in campo due grandi partiti, quello socialista e quello popolare, che erano la maggioranza del Parlamento italiano. Una maggioranza che non è riuscita a determinarsi. Ci sono stati ingressi di ministri, c'è stata qualche mezza riforma agraria, qualche altra cosa sulla partecipazione degli operai ai profitti delle fabbriche, ma poca roba di fronte ai programmi. Allora, perché? Ci sono i dati strutturali che ha sottolineato Mattera, cioè i dati strutturali per cui era intesa quell'uso della proporzionale, quindi la vittoria che si era acquisita, una sorta di preambolo verso destini diversi da parte dei socialisti e da parte dei comunisti. E obiettivamente quello Turati non è riuscito, o non ha voluto, o non ha sentito in quel momento là necessario imporre la linea possibile o necessario imporre la linea riformista, tenendo a mente che Turati, cosa che va sempre sottolineata, era stato il vincitore del progetto, nell'approvazione del progetto di legge proporzionale. Andare a rileggere le relazioni di Turati, come quelle di Meda e di Micheli, ci si rende conto che dello spessore intellettuale che si usava verso quella finalità. Ma qual era il problema? Il problema era duplice: è che quel sistema parlamentare non funzionava più, cioè non era legittimato ad assumere degli indirizzi neanche dalle maggioranze. Questa è credo, non dico la verità, ma insomma una cosa che si può dare per scontato. E in più c'è anche un'altra cosa, c'è il fatto che, l'ha detto Mattera bene, c'erano anche delle mentalità, delle culture diverse legate a dei soggetti che o avevano già fatto o non avevano fatto esperienza politica parlamentare diretta, avevano una concezione della politica diversa. Io, siccome è spettato a me, devo dire che sicuramente Sturzo era, forse non era, quel politico abile che qualche volta è stato descritto. Sturzo era un uomo che aveva una mentalità sistemica più da studioso che da politica. Che significa mentalità sistemica? Sturzo era la persona che credeva che data una causa avvenissero degli effetti. Quindi data la proporzionale sarebbe dovuto scattare degli effetti. E l'effetto che lui si aspettava era un effetto di coalizione, come c'era.
c'è la possibilità insieme di mettere insieme in un indirizzo di governo unico due prospettive con una qualche omogeneità. Questo non è avvenuto. E questa è stata la vera radice, a mio modo di vedere, anche da descritte dagli interventi pubblici di Sturz, dei famosi due veti a Giolitti. Lui non credeva che fosse possibile intervenire con una disomogeneità di prospettive politiche per a favorire l'avvento dice, la chiamata al governo di Giolitti. Questa è la mia impressione. Lui scrive delle cose molto, molto, diciamo, dottrinarie su questo tema qua, ma era la sua mentalità. E lui diceva che in fondo quello che doveva esserci e che non c'era stato, che non ci sarebbe potuto più essere, era appunto quel principio che univa i socialisti e i popolari in una sola direzione politica. Poi ovviamente qua non cito gli scritti. E questo fu un difetto politico, perché anch'io con la storia contraffattuale la penso come Sabatucci, che se ci fosse stato politicamente quell'incontro, in fondo si portava una massa non indifferente, una maggioranza non indifferente parlamentare verso in una direzione del genere. Invece non avvenne. Un'altra cosa, e poi smetto subito, la cosa singolare alla quale non ho voluto accennare, è che per quanto riguarda i rapporti tra, diciamo, il comunismo o i comunisti e i cattolici, c'è molta più attenzione al fenomeno del partito, al fenomeno del cattolicesimo politico da parte dei comunisti che da parte dei socialisti. Gramsci intervenne subito per spiegare a suo modo, come adesso cito a memoria, che il cattolicesimo, che la Chiesa aveva usato del cattolicesimo democratico per amalgamare quella massa contadina che i socialisti non riuscivano ad amalgamare, e quindi aveva un grande, diciamo, un grande progetto quello del Partito Popolare. Amalgama, e poi, dopo, quando amalgamato, non può che suicidarsi nel socialismo. Questo è un articolo sul suo nel 1919. Ma la cosa interessante è che parte l'intervento di Terracini, che ho citato nel congresso di Livorno, è che Gramsci è stato sempre molto attento alla questione cattolica, diversamente dai socialisti. E Gramsci è stata la persona che ha scritto vari interventi, poi anche durante il carcere, sulla condizione religiosa, che poteva essere una premessa importante di un modello rivoluzionario, perché se c'erano delle masse contadine cattoliche che avrebbero con l'intervento di un grande partito di sinistra potevano trasformare la fede religiosa in una fede rivoluzionaria. Questa attenzione ai cattolici venne fuori anche al congresso di Lione, al primo congresso del Partito Comunista d'Italia, poi è continuato con Todlatte, ha tutta una storia particolare. Io direi che le sollecitazioni sarebbero ancora tante, ma io mi fermo qua. Grazie. Grazie Nicola. Sì, per quel che vale, insomma, anch'io sono abbastanza d'accordo sugli errori politici di Sturzo, ma appunto per quello, tutto quello che stiamo dicendo stasera, insomma, ha messo sul tavolo una grande quantità di errori politici da tante parti politiche. Non abbiamo neanche toccato i liberali, di errori politici in quella fase lì ne hanno fatti forse più ancora di tutti gli altri. Finetti, prego. Certo, tutti hanno fatto molti errori. Io vorrei solo insistere su una cosa, che i comunisti nella vicenda 24-26, ma anche prima, si sono chiamati fuori dallo scontro tra democrazia e fascismo. Mentre i riformisti, Turati, con tutti i suoi limiti e contraddizioni, ha cercato di fare ha tentato la via di un governo con i popolari e con i liberali.
ma molto telegraficamente, anche sulla questione della contrapposizione tra riformismo e comunismo, c'è stata una grande evoluzione, perché i riformisti del 21 e i comunisti del 21 poi sono diventati ben altra cosa. Soprattutto c'è stata una grande evoluzione con, dopo 20 anni di antifascismo e dopo la vicenda della Resistenza, nel senso che nel dopoguerra, ed è la caratteristica della guerra fredda in Italia, vi è stato un continuo dialogo, un continuo intreccio tra socialismo, tradizione, cultura liberale, comunismo e cultura cattolica. Questo è il dato specifico e principale della questione italiana. L'ultima cosa che vorrei telegraficamente citare è che quando si parla di comunismo, visto che è il centenario del Partito Comunista, bisognerebbe non parlarne soltanto come biografia dei segretari di partito, e cioè tenere presente anche la dialettica interna che c'è stata e che è stata importante, sia pur nel regime del centralismo democratico e delle ristrettezze relative. E faccio un solo esempio: quello che è stata la polemica di Giorgio Amendola tra il 56 e il 64 nei confronti di Togliatti, proprio sulla questione della destalinizzazione di Khrushchev, e per concludere che Amendola, dopo la morte di Togliatti e dopo la caduta di Khrushchev, in seguito a un carteggio avuto con Norberto Bobbio, proponeva la creazione di un partito unico della classe operaia, che in sostanza, in concreto, era la proposta di cambiare nome al Partito Comunista. Ecco, forse quello era un consiglio da seguire. Non ho altro. Grazie. Grazie. Il tema anche, insomma, del partito unico, della ricomposizione, naturalmente è un tema che ha attraversato tutti i nostri ragionamenti questa sera di composizione e ricomposizione all'interno del pluralismo culturale, delle culture politiche italiane. Paolo, prego. Io potrei essere telegrafico, ho visto che si stavano pubblicando alcune domande, quindi non so se magari posso compiere l'atto di rinunciare a delle repliche, ma neanche delle repliche, delle precisazioni, e lo chiedo alla regia, diciamo così, no? Se vogliamo dare spazio alle osservazioni che arrivano da coloro che ci stanno pazientemente ascoltando. Ah, sono solamente in sovraimpressione, vanno in automatico, quindi credo si possa andare tranquillamente. Se c'è qualcosa di particolare lo scrivono e magari lo sottoponiamo, ma andrei sui commenti a chiudere questo giro, anche perché stiamo andando un po' oltre i tempi. Magari... Va bene. E volendo seguire alcuni degli spunti, degli stimoli, ragionando in termini controfattuali, raccolgo molto volentieri, diciamo così, lo spunto e lo stimolo. No, cosa sarebbe successo se fosse stato applicato il progetto di rifare l'Italia di Turati? Mi permetto di dirlo, l'Italia sarebbe diventata una democrazia matura molto molto prima. Insomma, rileggerlo oggi dopo un secolo, quel documento è straordinario. E cosa sarebbe successo se i socialisti avessero ascoltato gli ammonimenti portati avanti dai riformisti già nel 18 e nel 19? Prima Pons citava quel documento riportato da Flores e da Guzzini, sottolineando appunto come in un'ottica retrospettiva Turati avesse perfettamente ragione, ma faticasse poi a entrare nelle ragioni dell'epoca. Ed è quello il punto, no? Cercare di capire perché affermazioni che in un'ottica retrospettiva possono risultare perfettamente ragionevoli e giuste, tra virgolette, e in una certa epoca invece non vengono raccolte, non vengono ascoltate. E quindi cercare di comprendere l'insieme, l'intreccio di fattori che hanno portato a prendere delle decisioni, giuste o sbagliate che fossero, siano esse state degli errori o frutto di una corretta valutazione degli eventi. E l'intento era proprio quello, diciamo così, l'intento dell'intervento era cercare di comprendere l'intreccio di fattori che ha portato a un insieme di vicende. Quanto alle ipotesi controfattuali, sono in realtà sempre le più stimolanti. Cioè,
inconsciamente, quando noi lavoriamo, lo diceva anche Giovanni prima, insomma, quando noi lavoriamo sui fatti che stiamo analizzando, più o meno consapevolmente ragioniamo sempre sulle ipotesi controfattuali, perché appunto basta togliere un tassello, ragionare sull'importanza, sul peso che ha avuto una vicenda per mettere in movimento tutto il meccanismo del come se. Ed è un fattore fondamentale nel nostro lavoro di cercare di comprendere e proporre delle ipotesi di interpretazione sulle vicende che stiamo analizzando. Mi fermo qui perché veramente ci sarebbero talmente tante di quelle cose da dire, ma sono le 7:10, quindi lascio, tra l'altro pago pegno per aver parlato un po' troppo prima, quindi mi fermo subito. Grazie Paolo, ma in realtà la verità è che poi per sapere che la rivoluzione comunista non è possibile ed ha esiti distopici bisogna anche provare a farla. Noi oggi lo sappiamo perché ci abbiamo provato, prima di provarci nel 1917, nel 21, nel 25, ma ancora nel 45, nel 48 poteva parere un'ipotesi, così come nel 22 poteva parere un'ipotesi storica plausibile, la rivoluzione fascista. Cioè, tu prima queste cose ci devi passare, prima di sapere che non sono possibili. In fondo la modernità è giovane, non abbiamo bisogna esaurirne le possibilità per sapere che cosa è possibile e che cosa no, no? Quindi noi abbiamo la fortuna che veniamo dopo, ma per chi viene prima... Silvio, prego. Sì, grazie Giovanni, ma faccio un intervento lampo perché... abbiamo ampiamente discusso, non ho dei punti specifici, ma una considerazione più generale che riguarda i comunisti italiani, e cioè il fatto che nella diciamo dialettica largamente radicale, radicalizzata, che si crea tra il 1920 e il 1921, tra il Comintern, il secondo congresso internazionale comunista e poi la fondazione dei partiti comunisti in Europa, e non solo in Europa, c'è proprio una ibris comunista. Questo non va dimenticato, quando prima accennavo genericamente al fatto al carattere internazionale di Livorno, volevo alludere anche più specificamente a questo. Poche settimane prima di Livorno nasce un partito comunista maggioritario in Francia, e questo è un segnale molto forte, almeno nelle percezioni dei comunisti. Quindi c'è una come devo dire, un rapporto, scusate se insisto su questo, credo sia molto importante, tra la storia italiana e la storia internazionale, che i comunisti mettono al centro, ne traggono spesso conclusioni come devo dire sbagliate, fallaci, illusorie, ma il senso di quello che fanno e il senso che danno anche a se stessi sta molto in questa dimensione. L'altra cosa che volevo dire è che il Partito Comunista Italiano è interamente bordighista, diciamo così, per intenderci, cioè è fortemente radicalizzato a sinistra nel 1921, al punto tale da entrare in conflitto con il Comintern. Ci vorrà qualche anno perché questa impronta iniziale di radicalismo, addirittura in polemica con i dirigenti bolscevichi, che dall'estate del 21 cominciano a consigliare una maggior prudenza, a capire che il progetto rivoluzionario in Europa è fallito e quindi a pensare ai tempi più lunghi di tutto quanto, i comunisti italiani, al di là delle apologie, delle autonarrazioni che sono state fatte con il tempo, in realtà ci mettono parecchio per uscire da questo cono d'ombra, però hanno una loro capacità di autocritica, di autoriflessione, che nella storia comunista non sempre si è esercitata. Questo credo sia abbastanza importante ricordarlo, e naturalmente mi riferisco soprattutto
a Gramsci. C'è una citazione famosa, adesso mi è ritornata sotto gli occhi, di una frase scritta da Gramsci in una lettera ad altri esponenti del nuovo gruppo dirigente che stava nascendo nel 24, una lettera da Vienna del 24, la cito non perché non la, i relatori di questa convegno non la conoscano, ma anche per un pubblico più ampio. Gramsci scrive in questa lettera, ricordando Livorno, fummo, bisogna dirlo, travolti dagli avvenimenti. Fummo, senza volerlo, un aspetto della dissoluzione generale della società italiana, diventata un crogiolo incandescente dove tutte le tradizioni, tutte le formazioni storiche, tutte le idee prevalenti si fondevano qualche volta senza residuo. Ecco, questa è, diciamo, siccome nella misura del possibile gli storici devono tenere conto anche della coscienza dei contemporanei, questa era la visione di Livorno fatta proprio da Gramsci nel 24, cioè una visione molto negativa e anche una visione pessimistica che si può discutere naturalmente della società italiana del dopoguerra. Grazie. Grazie, grazie Silvio. Beh, torniamo anche alle osservazioni che faceva prima Giovanni Sabatucci, poi sulla tradizione radicale della storia d'Italia, ma con Gramsci poi tocchiamo anche, insomma, appunto quello che dicevi tu prima, cioè che insomma, non è un errore, c'è cioè un qualcosa che viene da dentro la storia della modernità, insomma il pensiero di Gramsci lo dimostra molto bene, no? Come questa è un modo di interpretare, un modo di leggere i problemi della modernità. Poi dopo che appunto non abbia funzionato è un altro discorso, però non lo si può considerare una deviazione. È una parte di un fiume, poi appunto una parte di un fiume che si è rivelato un ramo morto, o quantomeno un ramo che ha portato verso esiti non desiderabili, ma insomma, appartiene a quel tipo di storia lì. Maurizio, prego. Mila cose da dire, ma purtroppo il tempo è quello che è e quindi bisogna essere molto, molto concisi. Allora, farei due osservazioni, una generale sulla storiografia che, come sappiamo, non è una scienza sperimentale. Quindi noi possiamo, ed è giusto che lo facciamo, è utile quando esaminiamo un periodo storico, prendere in considerazione le alternative che c'erano in quel momento, quelle che non sono state prese, che magari sono state prese in considerazione, ma che poi sono state lasciate cadere. Però non possiamo sapere assolutamente che cosa sarebbe successo se invece di prendere una decisione ne fosse stata presa un'altra. Non possiamo sapere, per esempio, se i riformisti a Livorno se ne fossero andati invece che rimanere nel partito, che cosa sarebbe successo dopo, perché si sarebbero scatenate delle risposte che noi non possiamo conoscere. Quindi dire Turati ha sbagliato, quest'altro ha sbagliato è sempre difficile da sostenere, perché non sappiamo cosa sarebbe successo se fosse stata presa un'altra decisione. Nello specifico, appunto, anche nel 19, mettiamo che i riformisti avessero deciso di appoggiare Nitti, noi non sappiamo se questo avrebbe comportato un risultato positivo, un governo democratico, non ci sarebbe stato il fascismo, non lo possiamo sapere perché gli avversari erano in piedi, Mussolini non era un cretino e avrebbe reagito a suo modo alla nuova situazione, quindi è tutto un po' difficile, ecco, questo dare colpe e suggerire a posteriori, sapendo come sono finite le cose che loro non lo potevano sapere, dare dei giudizi, bisogna essere molto cauti. La seconda cosa, qui sia ancora più, in modo ancora più rapido, secondo me quello che, di cui bisognerebbe discutere, ed è persino banale dirlo, è
Che cos'era questo riformismo di cui continuiamo a parlare? Intanto non c'era un riformismo, ma ce n'erano tanti, che non necessariamente coincidevano. Proprio in questi anni vediamo visioni diverse. Nel Partito Socialista Unitario, che nasce nel 22, ci sono dei forti conflitti interni. C'è la componente sindacale che cerca un contatto col fascismo e a sua volta Mussolini cerca un contatto con loro, mai smentito poi dagli estremisti del suo partito, che sostanzialmente lo mettono in minoranza su questo. E c'è appunto la posizione intransigente di Matteotti, che rigorosamente antifascista fin dall'inizio. Ma più in generale è difficile, e sarebbe necessario invece affrontare il discorso del socialismo riformista, perché il riformista è un aggettivo che si appoggia a socialista, nel senso che i socialisti riformisti volevano il socialismo, cioè quello che si proponeva al congresso di Genova del 92 era arrivare alla società senza classi, a una società in cui i mezzi di produzione e di scambio sarebbero passati nelle mani della collettività. Ecco, a un certo punto questo viene abbandonato dai socialisti, ma come, quando, perché, in che modo? Il socialismo di Craxi non è quello di Turati, anche se c'è una continuità nel definirsi riformisti. Queste sono questioni grosse che varrebbe la pena affrontare in modo più organico e con maggiore tempo a disposizione. Grazie. Grazie, sì, indubbiamente, poi appunto. Siamo sempre sotto la tirannia del tempo, tanto più in un webinar. Comunque, certo, la storia, ovviamente la storiografia, non credo che nessuno intenda che la storiografia sia una scienza esatta, questo è ovviamente... Forse non è neanche una scienza. Non è neanche, no, secondo me non è neanche una scienza, assolutamente. È che fare esperimenti mentali è poi quello che noi facciamo quando cerchiamo di capire perché le cose sono andate in un certo modo e cercando di capire anche come e se potessero andare in modo diverso. Giovanni. Veramente, veramente rapidissimo. Perché questo gioco della controfattualità abbia un qualche senso, non si può fare come hanno fatto alcuni, se, non so, l'ipotesi, se Giulio Cesare avesse perso e avesse vinto per Vercingetorige. Ecco, queste sono stupidaggini. Naso di Cleopatra. Si può giocare anche con queste cose, però io difendo la mia inclusione fra le cose in bilico, fra le cose possibili del 22, dell'agosto del 22, perché penso che allora ci fosse una qualche disponibilità, attenzione, non a fare una maggiore, cioè la maggioranza con i socialisti, se si fosse potuta fare, sarebbe fatta nel 19 o nel 20, ma nel 19 i socialisti sono andati alle elezioni dicendo, appunto, lo ricordava, mi sembra, Finetti, non lo so, dicendo che il programma, non a lungo scadenza, non il programma massimo, nel programma di immediata attuazione del Partito Socialista erano la Repubblica dei Soviet e la dittatura del proletariato. Ora, come si poteva pensare allora a fare una combinazione con un partito che aveva questo programma immediato, di immediata realizzazione, per tutti sapevano che non era realizzabile, ma ugualmente l'affermazione era pesante, no? Ecco, come si poteva pensare? Quella è un'ipotesi che non ha senso. Un governo con una maggioranza popolare socialista nel 19 o nel 20 non si sarebbe mai potuto fare. Diversamente invece nel 22, quando ormai il partito massimalista non esisteva quasi più, era stato già era ridotto ai minimi termini rispetto a quello che era stato nel 20 o nel 21. Quindi allora una maggioranza parlamentare, perché di questo si tratta,
di trovare una maggioranza parlamentare per fare un governo. Una maggioranza parlamentare si poteva trovare, anche se risicata, con una parte non trascurabile del mondo liberale o radicale e con naturalmente i popolari. I popolari, adesso non voglio scavalcare Antonetti in fatto di filo popolarismo, ma i popolari ci stavano poi, sì, è vero che Sturzo trova da ridire, prima c'era stato il veto di Turati a Sturzo, poi il veto di Sturzo a Turati, era difficile la cosa, ma dopo il 22, dopo lo sciopero legalitario, dopo l'irruzione in casa Miglioli sempre nell'estate del 22, eccetera, beh, i popolari una qualche disponibilità a fare un accordo con i socialisti, riformisti ovviamente, l'avrebbero avuta. Il fatto che i socialisti riformisti si fossero staccati dai socialisti massimalisti dava qualche opportunità. In questo senso penso che si possa così vagamente mettere insieme una possibilità che non ci serve a niente, naturalmente, serve solo a fare riuscire il gioco che stiamo facendo. Ultima cosa, anzi, ultimissima. Dov'era? Non vorrei farvi cacciare. Sì. Negli anni 70-80, un importante storico, di cui non farò il nome neanche sotto tortura, scrisse, parlando della SPD in Germania, dopo un certo evento, dopo questi finirono nel più completo riformismo, come dire, nella più totale abiezione. Ecco, questo non nella preistoria, ma non tantissimo tempo fa. Questo, diciamo, quello è finito nel più totale riformismo. Ecco, questo dimostra come la parola, ancora a distanza di tanti anni, possa conservare un qualcosa di disturbante e quindi essere messa da parte. Grazie, scusate questa ultima coda. Grazie Giovanni, ne approfitto perché c'è una domanda sul Togliatti riformista. Adesso Silvio mi sa che non c'è più, ma insomma il problema è che Togliatti stesso, se gli avessero detto del dato del riformista, se la sarebbe presa e non poco, cioè questo è il punto. Poi utilizzare delle parole per definire qualcuno che quella definizione l'avrebbe rifiutata, questo quantomeno pone qualche problema. Poi dopodiché su quello che è stato Togliatti nella storia d'Italia possiamo ragionare tanto, ma insomma lui stesso, no? Credo che non avrebbe accettato la definizione di riformista, anzi avrebbe detto che appunto l'avrebbe accettata per sbieco. Va bene, allora naturalmente nemmeno Berlinguer l'avrebbe accettato, nemmeno Berlinguer, anzi, forse anche meno, non so. No, la respinse esplicitamente, però anche questo, diciamo, fa parte della storia delle culture politiche, diciamo, dal punto di vista di Togliatti e di Berlinguer. Dichiararsi riformisti avrebbe significato far venir meno una ragion d'essere fondamentale della propria identità, della propria cultura politica. Questo è del tutto comprensibile. Diciamo che storicamente non mi sembra più comprensibile per Togliatti rispetto a un'epoca come quella che ha vissuto Berlinguer, nella quale le agende politiche dei comunisti italiani e di alcuni partiti socialisti europei, in particolare la socialdemocrazia tedesca, si andavano avvicinando molto, e quindi in quel momento forse Berlinguer avrebbe potuto fare delle scelte diverse. Però, ripeto, fa parte della storia dell'identità di una cultura politica. Nessuna cultura politica cede facilmente le armi, naturalmente dei comunisti meno di tutti, forse. Va bene. Allora, vi ringrazio davvero tutti, non provo nemmeno naturalmente a tirare le fila perché sono talmente tante che sono non tirabili, però grazie davvero a tutti gli intervenuti, grazie Nicola Antonetti, Ugo Finetti, Paolo Mattera, Silvio Pons, Maurizio Ciao, Pons, grazie. Giovanni Sabatucci, grazie a Nicola, ospite
questa co-ospite, sono ospite anche io in un certo senso, ma insomma lui lo è più di me. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, insomma davvero sono convinto che tornino, non posso dire tornino a casa perché già ci sono a casa, ma insomma si portino con sé da questa sera tantissimi spunti, tantissime riflessioni, qualche conclusione e tanti problemi aperti. Grazie davvero a tutti e buona serata e buona settimana a tutti. Raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Sostieni la Fondazione Craxi.